Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, questo provvedimento a mio avviso potrebbe tranquillamente intitolarsi così: risposte, anzi risposte in materia di agricoltura. A chi chiedeva la presenza del Ministro Centinaio rispondo: il Ministro come sempre è a lavorare per il suo comparto agricolo, qui molto ben rappresentato dal Sottosegretario Pesce. Ho notato anche un'incongruenza tra gli interventi nel settore del Partito Democratico, sono molto curioso di vedere alla fine le dichiarazioni di voto come si esprimeranno. Da tempo la categoria degli agricoltori, degli imprenditori agricoli, un tessuto economico e sociale fondamentale per il nostro Paese, attendeva delle risposte. E proprio in questo campo il Ministro Gianmarco Centinaio da mesi, provvedimento dopo provvedimento, si occupa di dare risposte concrete, efficaci, di buon senso a temi di fondamentale importanza come appunto quelle del settore agricolo. A noi, con lui, come maggioranza e in sede di Commissione Agricoltura qui al Senato. Questo provvedimento è di particolare rilevanza poiché offre risposte a due regioni purtroppo martoriate da grandi problemi come quelle della xylella, delle gelate in Puglia, del settore ovicaprino in Sardegna e più marginalmente, ma non in modo analogo, anche la questione dell'ex stabilimento Stoppani di Cogoleto, nella mia Liguria, una ferita da troppo tempo aperta che grazie a questo decreto vedrà finalmente la sua messa in sicurezza. Chiedo scusa, ma c'è un calo di tensione. Nello specifico, il decreto legge numero 27 dà appunto delle risposte che in alcuni casi i governi regionali, ahimè, non hanno saputo dare. Mi riferisco in modo particolare a quello relativo all'emergenza xylella, fitopatia che ha portato alla rovina molto dell'enorme patrimonio olivicolo della regione Puglia. È fuori di dubbio, signor Presidente, che la Puglia abbia una storia importantissima nel panorama olivicolo nazionale. Si è purtroppo atteso da troppo tempo e ormai si contano migliaia di piante ferite e infette. Un fenomeno che ha certamente causato un indebolimento del territorio sia dal punto di vista economico che di patrimonio ambientale. Il Ministero competente non solo è intervenuto attraverso provvedimenti di carattere economico, ma ha voluto correttamente intervenire in modo significativo anche dal punto di vista normativo, consentendo in questo modo di arginare, anzi fermare, questa fitopatia, scongiurandone così un'ulteriore proliferazione. Nel merito della Liguria è noto come nel mercato dell'export delle piante aromatiche, si pensi ad Albenga e a Sanremo in particolare, siano fondamentali le norme relative all'assenza di questa fitopatia. Senza questo tempestivo intervento il rischio di indebolire le nostre imprese sarebbe stato altissimo, per cui risulta evidente, signor Presidente, in questa difficile ripresa economica la necessità di scongiurare questa nefasta evenienza ad ogni costo. 300 milioni di euro sono messi a disposizione per far ripartire questo comparto, che risulta fondamentale per l'ormai tradizionale ruolo di primo piano che i nostri produttori hanno nel panorama internazionale e la Puglia, tra questi, è uno dei principali attori. Molto si è detto, letto, visto sull'emergenza invece del settore ovicaprino in Sardegna, dove l'impegno senza sosta messo in campo dal Ministro Centinaio e dello stesso Ministro Salvino ha dato finalmente i suoi frutti. Lo scorso 8 marzo è stato trovato l'accordo sul prezzo latte tra pastori e trasformatori a 74 centesimi con l'impegno di un conguaglio a novembre 2019. Senza dubbio passi avanti verso la giusta direzione. In questo settore esiste una chiara incongruenza tra chi produce il latte e chi lo trasforma. Sono stati stanziati inoltre 14 milioni di euro sul Fondo Nazionale Indigenti per l'acquisto dei formaggi DOP, fatti con latte di pecora, allo scopo di favorire il consumo di scorte di formaggio e di abbassare così l'offerta, facendo innalzare il prezzo, dando altresì un prodotto di altissima qualità a persone economicamente disagiate. Risulta quindi importante, se non fondamentale per il nostro formaggio, che acquistare un prodotto DOP o OGP sia una garanzia per l'utente finale, il quale deve avere certezza che nel prodotto da lui acquistato sia imprescindibile la sua territorialità. E quel costo in più, quel valore aggiunto che il consumatore paga volentieri per un prodotto di altissima qualità, è giusto che vada a favore di chi produce il primo anello della filiera, è giusto che vada quindi ai nostri allevatori. Sono stati messi a disposizione 10 milioni di euro a sostegno dei contratti di filiera di distretto per la promozione, per la ricerca e per gli interventi strutturali. La Sardegna, signor Presidente, è una terra meravigliosa e straordinaria, impossibile non innamorarsi della sua bellezza. Terra questa a cui sono particolarmente legato, affezionato, anche perché
per ragioni sentimentali. Su questa vicenda non può non potrà retrarre di un solo millimetro rispetto alla qualità dei suoi prodotti. La sfida che il ministro Centinaio ha lanciato qualche mese fa, accorpando sotto il suo ministero l'agricoltura e il turismo, deve essere raccolta senza indugi da tutti i governatori di regione. È troppo il patrimonio agroalimentare e turistico del nostro paese per non coniugarli tra loro. Sul tema xylella e su quello dell'ovicaprino, di certo chi ne aveva la responsabilità regionale non ha messo in campo tutto ciò che era nelle loro competenze per risolvere il problema, e chi ha preceduto al governo di sicuro non ha stimolato i governatori con scelte di buon senso come questo provvedimento invece contiene. E siamo certi che il neo presidente della regione Christian Solina si farà carico di questo impegno a tutela del suo popolo, dei suoi allevatori, in stretta collaborazione con il ministro Centinaio. L'agricoltura italiana è un settore che riteniamo decisivo per lo sviluppo del Paese, e pur avendo dovuto sopportare, soprattutto nell'ultimo anno, emergenze di una gravità assoluta, dovute in gran parte alle calamità inaspettate, i segnali dello suo sviluppo sono importanti, come quello ad esempio che oltre 55.000 aziende agricole guidate sono da Under 35. Con questo dato l'Italia è al vertice dei Paesi dell'Unione Europea. Tra pochi giorni, a proposito di Europa, ci sarà un importante appuntamento democratico, che sono le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. Questa Europa non ci piace, signor Presidente, questa Europa indebolisce con le sue scelte i popoli ed i territori. Occorre senza dubbio una rivoluzione democratica e del buon senso, che finalmente valorizzi le peculiarità dei suoi Stati membri, senza invece favorirne alcuni, colpendone i più. È il momento in cui i nostri agricoltori, i nostri allevatori, i nostri pescatori, i nostri balneari e in più in generale le imprese e i lavoratori del settore agricolo e turistico alzino la voce, contribuendo a rafforzare le scelte di questo Ministero che sono rivolte alla loro tutela e al loro sviluppo. Concludo, signor Presidente, con l'auspicio che si continui con questo tipo di impostazione nell'affrontare le emergenze, come in questo caso, ma anche le semplici esigenze di tutti i settori economici del nostro Paese, con la stessa determinazione, con la stessa tempestività dimostrata con questo provvedimento. Grazie Presidente.